Siano dato Gesù Cristo. Prima di iniziare la mia riflessione, permettetemi di ringraziare Don Nicola per l'invito a presiedere questa celebrazione e di esprimere anche il mio apprezzamento a Don Nicola per aver scelto come tematica di questo settenario in onore del Santissimo Crocifisso le ultime parole di Gesù sulla croce. È qualcosa di importante. Queste parole hanno un valore particolare, sono uniche, perché Gesù le ha dette sulla croce e sono al culmine del suo Vangelo. Sono la ragione della speranza di tutti gli uomini, di noi. Carissimi, queste sette parole che in queste sere abbiamo avuto la gioia di avere il commento, di avere una spiegazione, ma soprattutto abbiamo avuto la gioia di fermarci su ognuna di queste parole. Ebbene, possono sembrare degli spezzoni, possono sembrare senza un nesso logico, sono parole a sé stanti. In verità hanno invece una sostanziale unità, unità di fondo, che dà concretamente quasi la parvenza del testamento finale di Gesù. È importante questo. In più occasioni in queste sere abbiamo avuto la possibilità di fissare lo sguardo su Gesù in croce, in una contemplazione senza fine. Fratelli e sorelle, la nostra tentazione è quella di abbassare gli occhi davanti a colui che si è caricato delle nostre sofferenze, di coprirci la faccia di fronte a Gesù, che si è addossato i nostri dolori. C'è questa tentazione. Lunedì sera, Monsignor Milito, vescovo di Oppido Palmi, ci ha invitati a non tenere le croci solo sul petto, ha parlato anche di altre parti del corpo, gli orecchini, vero? Insieme con l'orecchio anche la croce e così via, ma di mettere la croce, il crocifisso, di fronte a noi. Questa l'ha sottolineata in modo particolare, ha parlato di mettere la croce sul tavolo, nella stanza, nella scuola, anche se in questi ultimi anni ci sono stati dei tentativi di eliminare i crocifissi da alcuni posti particolari. Ebbene, tenendo ben aperti gli occhi della fede sul crocifisso, dinanzi a noi l'immagine del crocifisso, ecco, deve essere un momento particolare. Il crocifisso ci deve parlare, lo dobbiamo contemplare. Questa sera siamo invitati a non chiudere gli orecchi del cuore proprio alla sua ultima parola. In particolare riascoltiamo l'ultima parola. Don Nicola ci ha sottolineato a dirmi di parlare, di fermarmi sulla parola "è compiuto". Ma cosa vuol dire questo "è compiuto"? Gesù sulla croce è compiuto. Secondo la logica umana potrebbe sembrare che voglia dire "è finita". Ormai sono qui, è finito. Ma non è proprio così. Non può essere questo il senso inteso da Gesù. E l'evangelista Giovanni, che è l'evangelista che ci ha accompagnati queste sere, perché le parole sono state prese dall'evangelista Giovanni, ecco, le riporta con premurosa attenzione. È compiuta da intendere come compimento delle sacre scritture.